Sicuramente dovremmo fare attenzione, come dicevo prima, quando ci sono dei soldi che giustamente vengono messi a disposizione della collettività per riprendersi, per la ricostruzione, per migliorare una situazione che obiettivamente è molto difficile, c'è sempre la possibilità che qualcuno cerchi di inserirsi in questi meccanismi e speriamo di riuscire a essere attenti e di almeno rendergli la vita difficile. E quel territorio lei un po' lo conosce, ha già incontrato le autorità che ci sono adesso rispetto a quel campo? Sì, ho fatto i primi incontri, i primi saluti alle cariche istituzionali principali della regione. Mi sembra che l'Umbria goda di un assetto molto forte, adesso mi sembra di aver incontrato, senza voler esprimere assolutamente nessun giudizio, però delle persone di un rilievo elevatissimo e che penso che possano dare moltissimo al territorio e alla popolazione dell'Umbria. Questi anni di crisi sociale sono aumentati molto i reati predatori, lo scollamento che la popolazione sente nei confronti anche delle istituzioni spesso ha l'unico, diciamo, appiglio in una divisa, che è l'unico modo per sentirsi tutelati. Lei che impegno prende nei confronti delle persone che sentono più di altri, l'aumento di questo tipo di reati che possono sembrare piccoli, ma piccoli non sono? L'impegno che posso prendere è quello di metterci veramente tutto quello che abbiamo a disposizione in termini sia di mezzi ma anche di cuore, perché cerchiamo di stare più vicino possibile alla gente, anche lo sapete, non solo dal punto di vista materiale ma anche laddove necessita portare il nostro conforto. Non siamo nembocchi, ecco, questo alle volte dobbiamo misurarci anche con i nostri limiti, per i quali se mi impegno a mettere veramente il massimo delle nostre risorse, chiedo scusa anche in anticipo se non riusciremo alle volte a essere adeguati alle aspettative, ma assolutamente cercheremo di fare il massimo per non deludere mai. Ecco, questo è un impegno che prendo personalmente.